Business Line, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo già tornati qui con un nuovo video e oggi andiamo a parlare di Playboi Carti, uno degli artisti che sta facendo più parlare di sé in America, specialmente negli ultimi anni, sia grazie alla sua musica che al suo stile e al suo messaggio. Oggi andremo a rivivere la sua storia, dalla vita ai primi passi che ha iniziato a muovere dal punto di vista musicale, ai suoi primi progetti in uscita, fino ad arrivare a quello che è oggi Playboi Carti in America e nel mondo. Fatemi sapere con un mi piace e un commento se la serie vi piace e se avete qualche artista di cui vi piacerebbe sentirmi parlare, scrivetelo pure qua sotto. Jordan Terrell Carter è il vero nome di Playboi Carti ed è nato il 13 settembre del 1996 ad Atlanta. Qui c'è già la prima curiosità su di lui: è nato lo stesso giorno in cui Tupac è morto. Vorrà dire qualcosa? Probabilmente no, però non credo che tutti lo sapessero. È cresciuto a Riverdale e spesso saltava a scuola o per fare musica o per andare a lavorare da H&M. Da piccolo spesso comprava al mercato delle pulci e questa vedremo anche in futuro, che è una cosa che influenzerà tanto lo stile di Carti, anche perché è impossibile parlare di Carti senza fare cenni alla moda e al suo stile. In un'intervista con Complex nel 2016, Carti dice: mia madre non poteva dirmi nulla, nessuno può farlo. E questo mood, questo lifestyle, accompagnerà Carti per tutta la carriera, ma anche nella vita, rendendolo uno dei principali esempi da seguire per i giovani. E possiamo dire tranquillamente che poi con il tempo il suo stile e il suo messaggio ha influenzato tantissimi ragazzi, sia dal punto di vista musicale che proprio a livello di pensiero. Prima di diventare un rapper, però, il piccolo Carti aveva un altro sogno, quello di diventare un cestista. Se vi ricordate il nome, si chiama proprio Jordan come Michael e quindi sicuramente sarà stata una passione tramandata dalla famiglia e probabilmente che ha tuttora. Sempre in un'altra intervista, però questa volta con Father, Carti si definisce un piccolo Allen Iverson che però non si allenava e aggiunge che prima di giocare le partite fumava. Ed è proprio così che passa tutta la sua gioventù, tra una partita di basket e il rap. Dopo un po' di tempo, tuttavia, Carti, oltre a non continuare ad allenarsi in maniera costante, litiga anche con il suo mister e questo lo porta ad abbandonare il basket, concentrandosi di più sulla musica. Dopo vari sforzi riesce anche a diplomarsi, perché il suo percorso scolastico non è stato proprio liscissimo. L'idea di un rapper emergente che lavorava da H&M però non lo convinceva appieno e dopo un po' lascerà anche il lavoro. Il suo nome d'arte però non è subito Playboi Carti, ma Sir Cartier, e inizia a muovere i primi passi dal punto di vista musicale dal 2011. Gran parte della roba rilasciata sotto questo nome però non è più trovabile. Per dedicarsi pienamente alla musica decide di trasferirsi a New York con alcuni suoi amici e va a vivere in quella che a tutti gli effetti è una vera e propria trap house. Tra i clienti abituali di questa trap house c'era proprio l'ASAP Mob, che andava e veniva molto spesso. Proprio così Carti entra in contatto con ASAP Bari, quello che poi è uno dei fondatori del Mob, e proprio quest'ultimo riesce a metterlo in contatto con, indovinate chi, ASAP Rocky, che possiamo affermare sia il primo che ci ha creduto davvero in questo ragazzo. Nel 2015 inizia a mettersi in mostra anche grazie alla pubblicazione di singoli come Broke Boy o Fetty con Maxo Cream e Dash, che possono definirsi le prime vere e proprie hit di Playboi Carti, entrambe pubblicate su SoundCloud. Possiamo definirlo a tutti gli effetti un SoundCloud rapper, anche se a differenza di altri suoi colleghi ha lasciato abbastanza presto questa piattaforma. E già da questi pezzi si può intuire lo stile di Playboi Carti, totalmente diverso rispetto alla roba che era uscita fino ad allora in America, soprattutto per il suo modo di rappare. Viene infatti etichettato come mumble rapper. Per chi non sapesse cosa significa, questo termine viene usato per indicare tutti quei rapper che quando cantano balbettano o comunque non scandiscono perfettamente tutte le parole, quindi parte del testo è quasi incomprensibile. Per farvi un esempio pratico vi cito altri due famosi mumble rapper come 21 Savage o Future, ma insieme a loro ce ne sono tantissimi altri. In questi anni inizia a collaborare anche con tanti artisti che con il tempo sono tutti diventati importanti, chi più chi meno. Tra questi abbiamo uno di Actavis, suo cugino, e Toxon Bonfani, spero di averlo pronunciato correttamente. I due più importanti per la crescita di Carti e quelli anche che ad oggi hanno uno stile più simile al suo. Purtroppo due nomi che in America non sono famosissimi e meriterebbero
avrebbero molta più fama, secondo me. Poi tra gli altri abbiamo Liliotti, Young Benz e The Real, e come se non bastasse, lo stesso anno parte in tour con ASAP Ferg e Lil Uzi Vert. Nel 2016 appare come feat in Telephone Calls dell'ASAP Mob, singolo estratto da Cozy Tapes 1 Friends, l'album ufficiale del collettivo. Lo stesso anno firma il suo primo contratto discografico con OG, spero si pronuncia anche in questo caso così, etichetta proprio dell'ASAP Mob che fa parte di Interscope Records. Il 2017 invece è un anno molto importante, rilascia il suo primo mixtape ufficiale, intitolato proprio Playboi Carti. Album attesissimo visto che l'aveva annunciato proprio nel 2015 e all'uscita numerosi magazine e siti ne parlano, riuscendo a dargli una notorietà non indifferente. Infatti ottiene il 12° posto nella classifica Billboard 200, che comunque per un artista al suo debutto non è niente male. L'album è composto da 15 tracce e tra i feat troviamo ASAP Rocky, che è stato anche l'executive producer dell'album, e Lil Uzi Vert in ben 2 tracce. 2 singoli estratti, 2 hit. Magnolia, che può considerarsi tranquillamente la vera e propria hit del disco, è Woke Up Like This proprio con Lil Uzi. Nell'album troviamo la coppia Carti-Pierre, che non è un rapper ma è il suo main producer. I due dimostrano un'intesa senza rivali e nel loro percorso, anche più avanti, li vedremo sfornare hit gigantesche. Sembra che i loro stili, rispettivamente da rapper e da producer, siano fatti per sposarsi l'uno con l'altro. È assurdo come questo album nel giro di appena 3 anni in America sia già considerato un culto e un classico. Carti ha dettato delle nuove regole con uno stile del tutto originale, a cui vedremo poi un sacco di rapper si ispireranno, sia in America che in tutto il mondo. Sempre nello stesso anno viene designato come uno dei 10 nomi nel Freshman Class del 2017 di XXL. Appare come feat nel secondo volume di Cozy Tapes della ASAP Mob e, pensate un po', arriva a collaborare anche con Lana Del Rey nel suo album Last for Life nella traccia Summer Bummer, in collaborazione anche con ASAP Rocky. Insomma, un anno cruciale e indimenticabile per Playboi Carti. L'11 maggio del 2018 arriva il suo primo album ufficiale, Dilit, che alla sua uscita ottiene la posizione numero 3 nella classifica Billboard 200. Formato da 19 tracce, executive producer Pierre Bourne, e all'interno troviamo tantissimi feat di spessore. Per citarne qualcuno, Young Thug, Chief Keef, Lil Uzi Vert, Travis Scott e Skepta. Il singolo con cui ha annunciato quest'album è proprio la traccia Love Hearts in collaborazione con Travis Scott, pubblicata il 2 maggio su SoundCloud. Durante lo stesso anno il rapper inizia anche a frequentare Iggy Azalea, con cui poi nel 2020 avrà un figlio. Prima dell'uscita dell'album 15 tracce vengono leakate, cosa che poi vedremo continua a perseguitare Carti e lo condanna sempre a rallentare l'uscita dei suoi progetti, così come vedremo con Wall Out Red. Ma per fortuna di queste 15 tracce solo 4 sono state inserite in Dilit. Vi racconto la mia esperienza. Io quando ascoltai Playboi Carti lo trovai sicuramente un album figo e mai ascoltato nella mia vita, però non lo capii appieno. Sarà che ero più piccolo e di rap americano non ci capivo tanto perché erano i primi anni in cui iniziavo ad approcciarlo, però non mi colpì più di tanto. Con l'uscita di Dilit invece ho rivalutato completamente Carti e dopo un po' di tempo ho provato anche a riascoltarmi il self-titled, riuscendolo ad apprezzare a tal punto che ad oggi io lo reputo più forte di Dilit. E per come la vedo io, se con il self-titled era riuscito a dettare delle nuove regole, con Dilit è riuscito a creare un vero e proprio movimento che ad oggi ha influenzato e continua ad influenzare un sacco di persone. Proprio QG, un noto magazine americano, definisce Carti il leader di uno stile giovane ed individua in lui la fusione degli stili della ASAP Mob, di Lil Uzi Vert e di Liliotti. Ispirazioni principali per lo stile di Playboi Carti sono sicuramente ASAP Rocky e Kanye West. Proprio per Kanye sfilerà indossando i vestiti della sua quinta stagione di Yeezy, e così come l'ha fatto per Kanye lo farà anche con Drake, Louis Vuitton e Off-White di Virgil Abloh. Insomma, il piccolo Carti è partito con il sogno di diventare un cestista, ad oggi è diventato uno dei rapper più forti e più influenti in America, ma anche una figura iconica per quanto riguarda il suo stile e il suo messaggio. Direi che tutto sommato gli è andata bene. Ad oggi sembra che stia ancora lavorando a Wall Out Red, annunciato nel 2018, e album per cui i fan farebbero di tutto pur di ascoltarlo. Me compreso.
compreso. Il motivo di tutto questo ritardo? Non si sa. In parte secondo me è dovuto ai leak e a tutte queste tracce inedite che continuano ad uscire non ufficialmente di Playboi Carti. E in parte c'è qualche problema anche con l'etichetta che non gli vuole far droppare nulla. Perché penso questo? Più che altro perché Carti doveva essere anche uno dei feat nell'ultimo album di Young Lean, Stars. E proprio Young Lean con un post su Instagram ha annunciato che Carti non poteva esserci proprio per problemi legati all'etichetta. Quindi boh, staremo a vedere, spero che non dovremo aspettare più di tanto, ma fatto sta che è impossibile non avere hype visto che ai primi due progetti droppati ha droppato due veri e propri classici. Voi cosa ne pensate di Playboi Carti? Siete in hype per Wallot Red? Avete una sua canzone preferita? Quale album preferite tra Dailit e Playboi Carti? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi fosse servito ad imparare qualcosa in più che non sapevate su Carti, lasciate un mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Se lo siete, attivate la campanellina per non perdervi altri video come questi e tutti gli altri format che carico sul canale. Se avete qualche artista di cui vi piacerebbe sentirmi parlare, scrivetelo nei commenti. Se vi va, condividete il video con i vostri amici in modo tale da far scoprire qualcosa in più a loro anche su Carti, soprattutto se ne sono fan, ma anche se lo vogliono semplicemente approfondire. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slay!